Buongiorno a tutti, ben sintonizzati su Ok Italia Parliamone per la rubrica Letture ad alta voce. Oggi abbiamo ospite di Ok Italia Parliamone Massimo Ortolani, economista e consulente economico già per tante grandi realtà, ricordo giusto alcuno, Eni, Medio Credito Centrale, Gruppo Unicredit, ma anche consulente per vari organismi internazionali. Buongiorno e benvenuto ad Ok Italia Parliamone, Ortolani. Buongiorno a te, grazie dell'invito. Ortolani, tu sei autore di numerose pubblicazioni su tematiche di intelligence economica, un argomento che è anche al centro delle tue docenze in numerosi master post-universitari. Oggi presentiamo il tuo ultimo libro, Intelligence Economica e Conflitto Geoeconomico, un libro edito da GoWare Editore. Questo tuo libro possiamo forse definirlo una prima risposta alla crescente curiosità e anche all'interesse anche dei non addetti ai lavori verso l'intelligenza economica e soprattutto verso il suo ruolo per meglio capire il contesto geopolitico attuale. Possiamo anche dire che leggendo questo libro, è capitato anche a me durante la lettura, si possono capire molte dinamiche della governance del sistema paese, dalla sua politica economica a quella finanziaria, industriale, estera, ma anche culturale. Ortolani, come ti è venuta l'idea di questo libro e soprattutto spiegaci con termini facili che cos'è l'intelligence economica? Bene, l'origine di questa mia idea di dedicarmi a scrivere su queste tematiche nasce fondamentalmente da un iniziale interesse che ho sempre avuto per l'economia politica. Nel corso delle mie ormai lunghe esperienze professionali, mi sono sempre dedicato a tematiche attinenti alla geopolitica, ma vista nell'ottica della finanza. Un elemento che mi ha ancora di più avvicinato alla geopolitica inizialmente e alla geoeconomia successivamente è stata una sorta di constatazione e riflessione sul fatto che le teorie economiche di cui ero imbevuto e che ho visto applicare durante questi ultimi decenni non spiegavano completamente una serie di fenomeni che noi abbiamo visto essere di rilevante importanza per diciamo, la gestione della politica a livello internazionale, nell'ambito dei quali poi è confluito anche il fenomeno macroscopico della globalizzazione. E tutta una serie di riflessioni mi hanno allora portato a pensare che ci fossero delle informazioni o dei set di informativi che non venivano adeguatamente considerati nell'ambito dell'analisi economica classica ed accademica e che quindi invece questo tipo di considerazioni fossero più proprie dell'attività dei servizi di intelligence. Noi siamo abituati forse con una visione un po' distratta a considerare l'intelligence solo come lo 007, in realtà, sì, in realtà sappiamo benissimo che le grandi potenze, a cominciare dagli Stati Uniti, hanno dei vari organismi di intelligence che si occupano anche e soprattutto di intelligence economica. Basta ricordare il grande dipartimento economico della CIA. Per quanto riguarda quindi il passaggio alla intelligence economica come disciplina, direi che lo stimolo fondamentale è stato proprio questa sua capacità di trattare in un'ottica olistica degli elementi che sono invece sintetici. E qual è la sinteticità di questi elementi? È ricompresa nel criterio di strategia. Quindi l'intelligence economica fondamentalmente si occupa di identificare questi elementi di importanza vitale per che cosa? Per l'interesse nazionale, cioè per quel complesso di obiettivi che formano, diciamo, il set delle politiche di un paese e che sono riconducibili al raggiungimento e al mantenimento del benessere nazionale e della sicurezza economica della popolazione. Si tratta di un concetto chiaramente variabile nel tempo, perché dipende, come possiamo immaginare, da influenze ideologiche e anche da diversità di coalizioni politiche, lo sappiamo benissimo.
per esempio nel caso della sovranità di uno Stato, ci sono sempre state molte diatribe in merito a quanto sovranità cedere per ottenere cosa. Ecco, l'esempio classico. L'esempio classico è stato quello della UE. Ecco, proprio su questo volevo farti una domanda specifica, perché d'altronde si legge anche all'interno del tuo libro. Quando parliamo di Europa sappiamo che ogni Stato è costretto a trovare il giusto equilibrio, diciamo così, tra l'interesse nazionale e la parziale cessione anche della sovranità nazionale, che è quella che proprio identifica uno Stato come tale. In che modo ci si può servire dell'intelligence economica in questo caso per cercare di ottimizzare anche i benefici della cessione di parte della nostra sovranità nazionale? Eminentemente ricordando che l'intelligence ha una funzione fondamentalmente informativa, ma anche di elaborazione di informazioni, e si affianca da questo punto di vista ad altri organi dello Stato e ad agenzie ministeriali che anch'esse concorrono chiaramente a definire cos'è l'interesse nazionale, anzi sono loro i definitori per eccellenza, i politici, i policy maker, e però nel cercare di individuare le soluzioni ottimali per un equilibrio tra cessione e mantenimento della sovranità, tutti sappiamo, la diplomazia ce lo insegna, che molti aspetti delle politiche non vengono, diciamo, manifestati per come dovrebbero essere. E quindi l'intelligence in un primo momento deve anche cercare di scoprire quali sono aspetti nascosti delle politiche di paesi amici o concorrenti che non rendono agevole o renderebbero rischioso una completa traslazione della sovranità a un organo sovranazionale come potrebbe essere la UE. Claro. Direi che finora gli esiti della cessione di sovranità sono stati, diciamo, più che accettabili, nel senso che non dobbiamo considerare solo la UE, ma ogni volta che un paese firma un trattato cede una parte di sovranità, perché deve poi attenersi alle regole del trattato. Finora si era avuta, forse nel caso della UE, un'impressione sbagliata, perché era, diciamo, supportata da questa ipotesi che la UE fosse più un organo di castigo che di premi, ma finalmente si è visto che in realtà nessuno ha l'ultima parola, nella geoeconomia non ci sono regole dettate sulla pietra, e ci si adegua in base alle esperienze e alle vicissitudini storiche. Quindi la UE recentemente ha dimostrato che la cessione può essere benefica, ma addirittura per noi è molto più benefica che per altri paesi nell'ambito del recovery plan, perché l'Italia è uno dei pochissimi paesi che chiederà, oltre ai contributi a fondo perduto, anche i finanziamenti, e quindi che saranno sottoscritti dagli altri paesi. Quindi, diciamo, in questo senso la cessione ci dovrebbe aiutare molto a salvarci da un male peggiore da cui da soli probabilmente non saremmo riusciti a uscire. Ecco, all'interno del tuo libro c'è un passaggio molto importante che tu fai al di là del Mediterraneo, però rimaniamo sempre in collegamento anche con l'Europa, e ora ti dirò un pochino qual è la considerazione che vorrei fare con te per i nostri ascoltatori. In particolare parliamo di Libia, e sappiamo tutti che dai tempi di Gheddafi quanto ci sia stato un intreccio di politica estera, sgambetti e anche doppio giochismo per decidere le sorti di questo paese, e un ruolo principale è stato quello della Francia, soprattutto a discapito proprio del nostro paese, dell'Italia. Ecco, in questo caso, che ruolo ha avuto l'intelligence economica, e se l'Italia è stata in grado di contrastare l'egemonia francese in questo settore? Direi, dalle informazioni che ho potuto reperire sulle cronache quotidiane, che l'intelligence economica è stata utile, ma meno utile di altre forme di intelligence in questo caso, che hanno riguardato la dinamica degli interventi di altri paesi, sia in Libia che nei paesi circonvicini. Certo. Vabbè, perché la Libia chiaramente sappiamo tutti che fa da canale di sbocco
che è un fenomeno migratorio a sua volta causato da diciamo di diversità culturali e diciamo dinamiche di tipo anche ribellioni, una serie di conflitti. C'è stato sicuramente un contributo nello smascherare quello che era ormai da tempo un doppio gioco dell'alleato cisalpino nel verificare che certi passaggi di armi o certi aiuti di altro genere andavano non tanto a Tripoli quanto a Bengasi, dove vive tuttora diciamo l'avversario di quello che dovrebbe essere, secondo l'ONU, diciamo la persona deputata a riprendere in mano le redini della Libia. E quindi in questo caso c'è stato sicuramente un interesse dell'intelligence a smascherare addirittura come questa seconda altra parte della Libia si alimentava con vendite di straforo e di contrabbando di petrolio. Nel monitorare quali siano stati i paesi che hanno cercato di vendere armi senza darne chiaramente una chiara indicazione, e soprattutto alla fine l'intelligence economica probabilmente è servita a dare un'indicazione definitiva sul comportamento della nostra diplomazia, perché conosciamo tutte le vicissitudini passate della nostra esperienza nei passati governi con Tripoli, le varie riunioni, gli incontri a Roma, e finalmente si è riusciti a isolare quelli che sono, anche questo è un esempio di contributo dell'intelligence, quelli che sono gli attori rilevanti. Chiaro. Non era un attore rilevante, non lo è stato gli Stati Uniti, si è provato con la UE. Gli attori rilevanti non potevano che essere Italia e Francia. È chiaro. E in questo momento anche la Germania, perché non dimentichiamo, la Germania è interessatissima a che i mercati locali si sviluppino e creino export per la Germania, e vuole contribuire alla ricostruzione di quel paese. Quindi io direi che forse con questo trio che recentemente si è recato a Tripoli si possono porre le basi di una definitiva, diciamo, messa in bonus di quella situazione di quel paese. Ecco, speriamo che come paese Italia riusciremo a recuperare un gap che ci divide dalla Francia, che insomma con la fine anche di Gheddafi ha fatto un pochino, ecco, abbiamo detto un termine molto buono prima, un po' di doppio gioco, insomma con la fine di Gheddafi forse il nostro paese è stato quello maggiormente penalizzato anche da un punto di vista economico per i rapporti che oramai si erano consolidati anche per la ricostruzione di quel paese. Ma proprio per questo ti chiedo, esiste una connessione anche in generale tra l'intelligence economica e la politica finanziaria? Assolutamente sì, sono tante le modalità con le quali l'intelligence economica dà un contributo alla politica finanziaria del nostro paese. Alcune, le più eclatanti, chiaramente si evincono anche dalla lettura della relazione che l'intelligence economica, in questo caso il DIS, ogni anno manda al Parlamento. Attualmente, tanto per fare un riferimento a un dato rilevante in questo momento di frangente pandemico, può essere per esempio l'informativa su come le mafie e la criminalità organizzata sta cercando di penetrare per accaparrarsi gli aiuti che il governo ha messo a disposizione per contrastare la pandemia, ovvero e in particolare per espandere quell'attività di finanza criminale che è usuraria, pensando che ormai molte aziende si trovano più in difficoltà che in passato e non riescono ad accedere ai servizi bancari tradizionali, finanziamenti, sì, tradizionali. Poi c'è una intelligence che invece è
molto più sofisticata, che deve occuparsi dell'applicazione delle normative sugli ordinamenti bancari e in particolare sul capitale di vigilanza, che sono quelli che regolano, che sono un po' le valvole di regolazione dell'attività bancaria, perché ci sono situazioni in cui paesi con facilità o minore diciamo esigenze di ricapitalizzazione del capitale di vigilanza possono fare una concorrenza più forte e più competitiva su banche di altri paesi e quindi in questo modo creare un danno un vincolo a una più rapida crescita economica. Poi ecco, ci sono tanti altri aspetti che, sui quali l'intelligence economica potrà intervenire. Sempre a livello macroeconomico pensiamo solamente alle criptovalute, all'uso che alcuni paesi vogliono fare di certe valute per indebolirne altre. Parliamo dei bitcoin, giusto per intenderci. Parliamo dei bitcoin, ma parliamo anche soprattutto delle valute, non so, parliamo dello yuan digitale, che in prospettiva potrebbe cercare di smussare la preponderanza del dollaro americano, anche se sarà un'impresa molto molto difficile. Questo sì, guarda Massimo, in questo periodo si parla molto di ambiente e anche di efficientamento energetico. Ecco, se volessimo mettere in campo una forte strategia delle fonti energetiche, che ruolo può avere in questo caso l'intelligence economica? Il ruolo lo continua ad avere, perché lo sta mantenendo da tempo, e questo ruolo è quello di tutelare e preservare le fonti di approvvigionamento energetico per un paese come il nostro, che non dispone in grande misura chiaramente di queste fonti. Sappiamo tutti il lavoro che hanno fatto da anni a preservare l'attività della nostra Eni e così via, e questo dovrà continuare a farlo. Sono però adesso, si sono modificate certe situazioni di contesto internazionale, e in questa ottica l'intelligenza economica, oltre che divenire un, diciamo, strumento di tutela, dovrebbe divenire anche uno strumento di previsione e di elaborazione di scenari energetici, perché sappiamo che attualmente l'Europa e l'Italia sarà interessata dall'arrivo di nuove fonti energetiche attraverso il gasdotto EastMed, che avverrà parte dal Mediterraneo davanti ad Israele, dovrà incrociare le zone di difficile penetrazione, che sono quelle infestate dalle navi turche, che impediscono anche a navi italiane, hanno impedito di perforare nelle vicinanze di Cipro, e questo per un rifornimento che viene dal sud, vicino e ben visto dall'alleato americano, in contrapposizione a quello che viene dal nord, Nord Stream 2, che gli Stati Uniti stanno facendo di tutto per bloccare, mancano non molte miglia, e quindi questo ha delle... Qui bisogna esaminare da parte dell'intelligence un'analisi costi e benefici sul piano proprio diplomatico ed economico, perché l'arrivo di questo gasdotto al nord darebbe anche più influenza politica ed economica alla Germania nell'ambito della UE, e eviterebbe il passaggio del gas all'interno del gasdotto che attraversa l'Ucraina, con un peggioramento della situazione finanziaria di quel paese. Ma a parte questo, lo scenario dovrebbe anche essere quello di dire al policy maker di tenere i piedi per terra, di non abbandonarsi a facili entusiasmi e di abbandonare completamente la ricerca dei fossili, perché leggiamo tutti sui giornali che ormai ci sono anche situazioni nelle quali si possono creare delle disoccupazioni notevoli. È così. È così. E quindi... Questo, poi c'è anche l'ultimo, diciamo, aspetto, che è quello previsto nel piano energetico nazionale, che è quello di passare all'idrogeno, che è un aspetto, diciamo, anche questo che va considerato in maniera molto delicata, perché si tratta di un'opzione costosa, ma da questo punto di vista l'intelligence
così come è successo nel caso delle famose mascherine per il Covid, deve fare attenzione a quelli che sono i punti deboli di una costruzione del genere, e cioè che se vogliamo creare una filiera dell'idrogeno in Italia, non dobbiamo poi dipendere per qualunque cosa, per l'approvvigionamento molto probabile, dall'approvvigionamento di qualche input che ce lo renda difficile, ritardi e così via. Quindi questi sono degli scenari. Naturalmente poi c'è anche in questo caso un fattore di diplomazia, di alleanza con l'americano, che sappiamo tutti ha in questo contesto un ruolo di competizione con il gas russo, perché gli americani stanno cercando di invadere la Polonia e altri paesi del nord con le loro navi gasiere, che potremmo anche noi far attraccare sui nostri porti. Quindi su questo c'è un bel lavoro, diciamo, forse di fine analisi di economia dell'energia. Ecco, di previsione. Tu dedichi un intero capitolo all'intelligence economica, alla cyber intelligence e all'intelligenza artificiale. Prima hai parlato di come alcuni confondono l'intelligence soltanto con lo spionaggio, ma io ti chiedo proprio quanto lo spionaggio e il controspionaggio, anche quello industriale, diventano oggi sempre più attuali e necessari per andare avanti. Certamente lo spionaggio e il controspionaggio sono alcuni dei filoni di attività della cyber intelligence e dell'intelligenza economica che avranno più sviluppo nei prossimi anni, perché sappiamo tutti che la società si sta tecnologizzando, che il fattore cyber sta assumendo un'importanza enorme, oltre ad importanza sta anche comportando dei rischi molto elevati. Ma non c'è solo questo aspetto dell'aspetto cyber, c'è anche la difesa e la tutela dall'attività delle vere e proprie spie. Qui forse dobbiamo anche ritornare un po' a ricordarci dello 007. Leggiamo anche sui giornali ogni tanto che c'è questa tendenza da parte di vari paesi a servirsi di persone competenti e informate di dati secretati o classificati di rilevantissima importanza sul piano industriale. Chiaro. È chiaro che una buona azione di spionaggio riesce a far fare un salto in avanti elevatissimo, perché evita che si debbano perdere mesi e anni di ricerche per ottenere un risultato che invece arriva in questo modo. Da questo punto di vista diventa di fondamentale importanza il controspionaggio, la counter intelligence, che in questi anni si è sofisticata e sta monitorando in particolare l'operato dei servizi di intelligence e sta cercando di neutralizzare azioni ostili di spionaggio che non vengono solo da paesi esteri, ma anche da enti non statuali. Quindi si tratta di operazioni che vengono in parte monitorate attraverso soluzioni di deception e così Chiaro. Via. Le formule per ritornare al discorso della cyber, riuscire a infiltrare un Trojan sono le più disparate e non disdegnano neppure l'intervento istituzionale. Noi sappiamo che le ambasciate di quasi tutti i paesi hanno al loro interno degli organi che si occupano o di spionaggio o di controspionaggio. E quindi bisogna stare attenti quando si va a qualche seminario organizzato da qualche ambasciata di qualche paese che poi rilascia qualche chiavetta USB ad inserirla a titolo di omaggio dei risultati del seminario, ad inserirla. Sì, questa è sicuramente. Ricordiamo anche da ultimo che un'altra operazione di sorveglianza a fine di controspionaggio rientra tra quelle del Golden Power, cioè a quella di evitare che alcune aziende italiane che sono detentrici di particolari segreti industriali e così possano essere
acquistate da organismi stranieri, in particolare, diciamo, facenti riferimento a governi, e in particolare se governi non democratici e così via. Insomma, questo anche il cyber rientra in questo modo anche nell'ambito del Golden Power. Ecco, un'ultima domanda, sempre relativa a contenuti del tuo libro. Parliamo dello Stato italiano. La credibilità dello Stato e del suo funzionamento purtroppo spesso sappiamo bene che vacilla agli occhi dei vari cittadini. Che ruolo può avere in questo caso l'intelligence economica per individuare delle politiche economiche che siano idonee a ricreare soprattutto fiducia nelle istituzioni e anche nell'amministrazione pubblica, che spesso ovviamente è molto maltrattata? Certamente l'intelligence, nella misura in cui dà delle informazioni su forme di minaccia, tipologie di minacce sul nostro paese e tipologie di rischi che possono trasformarsi in minacce, dà già un guideline e una cornice all'interno della quale può, per esempio, muoversi sia la politica industriale sia la politica estera del nostro paese. Quindi questo è un primo contributo, ma è un contributo informativo forse di taglio più micro. Un contributo di taglio più macro la nostra intelligence lo può dare nella misura in cui può dare informazioni su tutta una serie di più diffuse forme di minacce che possono, come una talpa nascosta, erodere la fiducia della popolazione nello Stato, nelle istituzioni e nei suoi rappresentanti. Io parlo in questo caso, insomma, di quella che è considerata una diffusa presa di poca coscienza da parte di alcuni amministratori. Ecco. Quindi parliamo spesso di lobby che cercano di infiltrarsi nei gangli dello Stato e di forme di corruzione alle quali molti cedono. E questo impatta moltissimo sull'opinione pubblica, perché sappiamo benissimo che i media, i giornali sono casse di risonanza di questi fenomeni. Quindi sotto questo punto di vista l'intelligence dovrebbe dare un contributo ancora maggiore. Ricordiamoci che questa lotta alla corruzione, tra l'altro, è uno degli argomenti che saranno anche considerati nell'ambito del G20 che noi presiederemo quest'anno. Quindi sotto questo profilo direi che questo è uno dei compiti principali. Poi vi sono dei compiti più generali che possono anche essere quelli di valutare, e questo è un altro compito che io considero di importante, di valutare quali sono i limiti oltre i quali un qualcosa che non spetta fare all'intelligence, da quel momento in poi conviene che faccia. Parliamo per esempio anche di aspetti inerenti alla pandemia o le politiche finanziarie che il governo è interessato a seguire o deve seguire. Parliamo per esempio ed è un argomento che si trova anche nelle relazioni dell'intelligence, dei non performing loans, gli NPL. C'è tutta una diatriba attualmente su come sa far gestire alle banche questi non performing loan, e può succedere che se si seguono certe indicazioni che provengono dall'estero, da organismi e agenzie di vigilanza esteri che sono, diciamo, molto drastici nell'imporre certi comportamenti vincolanti, le banche potrebbero incolpevolmente a quel punto creare anche degli impatti sociali notevoli. Claro.
che la UE a quel punto dovrebbe poter prefigurare e indicare al policy maker. Queste sono su certi argomenti l'intelligence non deve intervenire, perché ci sono già agenzie specializzate, la Banca d'Italia, i ministeri, ma quando questi fenomeni assumono una rilevanza o si presume che possano assumere, quindi bisogna fare delle previsioni utilizzando anche l'intelligenza artificiale laddove necessario, assumono delle connotazioni di minaccia prospettica, certo. Allora è necessaria che l'intelligence informi il governo. E gli organi preposti. Benissimo, allora interessantissimo, ripeto, questo libro, sono circa 600 pagine, ma che nonostante il tema complesso e difficile si leggono con grande attenzione, perché sembra quasi di leggere anche un romanzo, perché ci sono tanti spunti presi dalla vita reale che portano realmente a riflettere sull'importanza di questa, io la definirei di questa scienza, questa intelligence economica, che è alla base per capire anche i tanti conflitti, quindi gli assetti geopolitici che ci sono nel mondo. Quindi è un consiglio veramente ai tanti di affacciarsi a questa scienza, di leggere questo libro, perché può aiutare anche a capire e a meglio conoscere tante dinamiche che in un modo o nell'altro condizionano il nostro vivere quotidiano. Posso aggiungere una cosa? Assolutamente sì. Mi fa piacere a questo punto dire che il mio libro è presente nell'antologia dei libri sull'intelligence curata dai nostri servizi. Va bene. E è già stato anche proposto in lettura dalla rivista della Federmanager. Quindi Sono molto contento di questo, perché è un libro veramente scritto bene. Ti ringrazio per essere stato nostro ospite ad Occhietale a Parliamone, Massimo. Grazie a te, e allora a risentirci quanto prima. Assolutamente sì. Grazie ai nostri ascoltatori. Arrivederci e grazie a voi.